Un saluto a tutti. Oggi vi vorrei narrare un'altra storia che si tramanda dalle mie parti. Non è una storia famosa e diffusa come quella del lavoro o di quella dell'occhiaturo. Questa sarebbe una testimonianza indiretta che mi è stata raccontata da delle persone di una storia accaduta da una persona reale, di cui sappiamo nome e cognome, dove è vissuta. Me l'hanno raccontata stranamente in maniera indipendente, senza neanche fare apposta, da una amica di questa persona e dai nipoti, pronipoti, insomma. Quando poi ho sentito anche dai pronipoti, caspita, sono due testimonianze diverse. E poi andare a capire delle cose che la persona in questione trattava era sempre la stessa. C'è una persona che racconta dato di aver vissuto questa storia. Io vi racconto a sua volta quello che è stato raccontato. Non è una cosa del tipo, è caduto dell'amico, del vicino, del cugino, del compare, dell'amico. Diciamo che a differenza della storia del lavoro e dell'occhiaturo, io non avrei idea di come diamine sia nata questa storia. Tentavo di dare una spiegazione razionale. Quello che mi riguarda può essere un'invenzione, un'allucinazione, un sogno, un delirio. Altro non saprei cosa dirvi su questa storia. Io ve la racconto e basta, perché io l'ho trovata affascinante e inquietante allo stesso tempo. Ve la racconto perché a me piace molto l'horror, il macabro, il creepy, insomma, e anche parlare delle tradizioni popolari della mia zona. Si narra che una ragazza, nell'epoca in cui la società era agricola, dove la gente era semi-analfabeta, ovviamente, una ragazza molto giovane, chissà quanti secoli fa, quanti anni fa, voglio dire, quantina d'anni fa, doveva andare a prima messa del mattino, alle 4 di notte. E per capire quando fosse la messa, ci si basava sui ritocchi della campana, capire chi sia che ore fosse, perché anche la campana suona prima della messa. Pensa, di fatto questa ragazza non ebbe il tempo di stendersi nel letto, sentì il tocchio della campana. Ah, è ora di andare a messa già, per la miseria. Si alzò, scappò in chiesa. Scappò in chiesa, è la prima cosa che vide quando entrò, che non c'era il crocifisso. Ma la sua attenzione si spostò subito sui banchi. Al posto delle persone c'erano degli orribili e spaventosi scheletri. Quella era la mezzanotte, non erano le 4. Quella era la messa dei morti. Questa è stata l'espressione usata da delle persone che mi hanno raccontato la storia. Come fosse normale, c'era come se fosse in programma la messa dei morti. Come se questa leggenda già esistesse prima, io non ho idea di questa cosa. Quella era la messa dei morti, che si fa a mezzanotte. Che diamine vuol dire, io non lo so. Quegli scheletri si voltarono subito verso di lei, come si erano accorti subito che c'era una persona vivente che ha visto questa cosa che non si sarebbe dovuta vedere. Iniziano subito a inseguirla, ma erano veloci. La ragazza, anche se correva, sembrava avere po poche speranze. Ma, tenete i particolari di prima, era stato tolto il crocifisso, perché evidentemente i morti dava fastidio alla messa. Evidentemente era una messa nera, qualcosa del genere. Se erano scheletri viventi, erano anime immonde, qualcosa del genere. Così il crocifisso non c'era. Chi l'ha tolto non si sa, qualcuno doveva aver tolto. Qualcuno che non era allergico al crocifisso. Pensa al fatto che la ragazza arrivata all'incrocio, siccome l'incrocio, appunto, le strade formano una specie di croce, come il crocifisso, no? E gli scheletri si sarebbero bloccati all'incrocio, la ragazza si sarebbe salvata in questa maniera. E uno degli scheletri avrebbe detto, in dialetto: "Sei stata fortunata, se non ci fosse stato alcun incrocio ti avremmo presa." Per fare le cose io non lo so, forse per farla morire anche lei, farla diventare una di loro, io questo non lo so. Questo è ciò che mi è stato raccontato da testimoni indiretti, purtroppo, anche questa volta, ahimè. E vi ripeto che non ho idea di cosa abbia bevuto questa persona, cosa, se si sia sognato qualcosa. Era una notte un qualcosa, avrebbe scambiato per qualcosa di reale, se si è inventato tutto, se è una leggenda antica che si tramanda, questa è una cosa per quale cavo di fenomeno psicologico si è convinta che sia successo anche a lei. Io non ho idea, penso dell'augurio, dell'occhiaturo, non ho nessuna teoria al riguardo. Io l'ho raccontata così com'è, perché
immaginando, mi ricordo un po' il videogioco Diablo, l'idea di un'orda di scheletri che ti insegue, solo che Diablo c'è la spada, un'arma, quella ragazza è indifesa, ne sa correre. Io ve l'ho raccontato così com'è, sperando che qualche amante del horror, del macabro,